Signore e signori, donne e uomini di tutto il mondo, state un attimo a sentirmi. Io sono la concubina virtuale di Herbert Stacey. Vi do il compito di intrattenervi per qualche minuto mentre il mio padrone si droga prima dello spettacolo. È possibile che un ingegnere si trasformi in una mucca con gli occhiali? Come mai le tartarughe hanno il guscio mentre le donne hanno le tete? Se ad un incrocio vedete un semaforo rosso, vi chiedete mai perché nessuno ha deciso di dipingerlo di blu? Perché nelle pagine gialle, i numeri telefonici non sono scritti in cinese? È mai possibile che ultimamente, tra tutti gli animali che popolano gli zoo, quello sulla bocca e o su altri cavi anatomici della maggior parte degli italiani risponda al nome di Grillo? Se volete la risposta a queste e ad altre 100 domande totalmente differenti, rivolgetevi a qualcun altro. Herbert Stencil si limiterà invece ad eseguire un concerto nonsense, urlare anatemi contro le pubbliche istituzioni e fare il cascamorto a tutto gas. Stencil Art Mother è uno spettacolo pubblico. Ingresso riservato ai soli adulti. L'applicazione epidermica reiterata del trattamento Stencil su donne non soddisfatte del proprio partner favorisce il ringiovanimento e l'ingresso nell'alta società metropolitana. Astenersi per di giorno. Meno tasse, più donne naive. Il mio slogan dice così, spero che lo spettacolo sia di vostro gradimento. Se così non fosse, Herbert Stencil mi ha gentilmente pregato di mandarvi tutti a fanculo. Ed io dovrei votare mascalzoni sconosciuti che rubano? Così si dice al bar. Di sabato, prima di tornare a casa e preparare il grande assalto alle femmine, promiscuità è l'ultima illusione rimasta al genere umano dopo il crollo delle ideologie. L'economia e la fede si sono accordate per massacrarci il fegato. Cervello con sabati eclatanti che ci condurranno alla fine del mondo. Ma la domenica io sperimento la mia nostalgia telematica, perché domenica è un ripostiglio di malinconia atavica. Convinco di poter cambiare, di rivoluzionare il mio io. Mi appassiono al cinema francese, prendo il Corriere della Sera e un cappuccino. Credo che l'ordine casalingo possa essere lo specchio della mia maturità di legno. Credo che dovrei stirar camice per sentirmi un uomo pronto per la metropoli. Ma la domenica sterilizzo la mia frenesia da weekend, perché domenica mi sgancio e celebro la mia autarchia temporanea. Solo poche ore dura questo mio clamore, questo aborto di ambizione. Sogno ad occhi aperti di cambiare tutto, di essere migliore. Coglione, scatto foto con la rete, scrivo stupide canzoni, chiudo gli occhi, guardo giù. Ogni ruga è un giorno che ho buttato, io muoio di più. Ma
io muoio.